Sono stato in Veneto un paio di settimane fa e con degli imprenditori, degli artigiani e delle associazioni di categoria ho spiegato loro cosa è il reddito di cittadinanza. Sono entrato in questa stanza che non erano contenti di questa proposta, di questo nostro cavallo di battaglia. Sono andato via da quella stanza ed erano tutti quanti contenti del reddito di cittadinanza. Perché? Perché ho spiegato loro che il reddito di cittadinanza va sì alla persona, non che resta sul divano, perché devi obbligatoriamente iscriverti a un centro per l'impiego e devi andare tu a cercare delle proposte di lavoro e ti verranno indicati dei luoghi in cui andare tu a contrattare, a fare un colloquio per un posto di lavoro e verrai controllato, verrai molto controllato. Questa è una cosa a cui teniamo molto. Ma a questi imprenditori ho spiegato che il reddito di cittadinanza, oltre ad essere dato al lavoratore, può essere dato all'impresa. Come? Nel momento in cui l'impresa decide di assumere a tempo indeterminato un lavoratore che percepisce il reddito di cittadinanza, stiamo lavorando per far sì che questo strumento possa essere trasferito all'impresa per un determinato periodo di tempo, che così risparmierà ben 780 euro sul lavoratore che andrà a lavorare per la sua azienda per un periodo di tempo, ma una riduzione del costo del lavoro è importante perché un dipendente che percepisce magari 1.100 euro di stipendio arriva a pagarne l'azienda 1.600, 1.800, alla fine gli costerà 1.000 euro al mese, quindi un risparmio di circa 700, di 780 euro al mese per ogni singolo dipendente. È un passaggio importante, è un passaggio che trasforma il reddito di cittadinanza, così come già è previsto in altri stati, come ad esempio in Svizzera. In Svizzera è previsto che tu poi possa trasferire il tuo reddito a chi ti assume a tempo indeterminato. E allora diventa anche uno strumento di defiscalizzazione per le imprese, un vantaggio per le imprese che assumono e uno strumento quindi che crea posti di lavoro.